Allora, vogliamo parlare di una bella realtà, ci sono persone che dedicano il loro tempo al volontariato e questa è una di queste persone che siamo andati a trovare a casa. Cosa ti spinge a fare questo? Che cos'è San Martino per te? È vita. Penso ai miei nipoti e spero che i miei nipoti possano trovare dei ragazzi come stanno a San Martino, li facciamo crescere, li diamo un po' di insegnamento, li facciamo vivere, li facciamo allontanare dal computer, dalla switch, dal telefonino. Anche da qualcosa di peggio, la droga, Lì, cosa. esatto, lì hanno un sogno. E poi da piccolo io ho giocato all'oratorio e me lo ricordo ancora, era Quante sempre, volte a sempre. settimana vai così in questo oratorio? Io quante volte? 5 volte alla settimana, per 5 cinque volte a giorni. settimana, lì 5 fa volte a settimana. volontariato, ci stanno centinaia di ragazzi che fanno scuola Sì, d'arte, ma che ci sono fanno i una bella mister, tutti, festa. Tutti tutti volontari, da volontari. Francesca. Ci stanno delle belle storie qua in penisola, Sì, veramente. lavorano bene, con dedizione, con passione. Bello, bello, veramente, veramente bello. E poi ci abbiamo il nostro direttore, rettore, che ci permette di essere liberi, di Sarebbe tu lavorare, chi Don è Francesco Iaccarino. Don Francesco Accarino, E poi c'è il che direttore dell'oratorio, Mimmo Guarracino, che si Mimmo preoccupa Guarracino. di tutti i campionati, ma fa anche i campionati fuori, siamo andati a fare i campionati Vabbè, regionali fuori guardate ragazzi, bella, con bella, Alfonso bella, Sabatino. bella realtà, bella portata avanti a volontariato e con il cuore, è Con il bene, cuore, sì, grazie, ci vuole cuore, e grazie, amore. complimenti, grazie. Prego.